un corteo lungo che non finisce più, silenzioso. Arrivano da tutto l'Abruzzo ma anche da tutta Italia, un dispiegamento anche di forze molto ingente. Questa è la prima volta dopo 10 anni che partecipa alla fiaccolata della memoria un Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuseppe Conte è stato qui, ha stretto la sua mano prima di tutto ai volontari che sin dai primi momenti dopo il sisma si sono dati da fare per cercare di portare soccorso alle terre colpite dal terremoto. Poi si è avvicinato alla fiaccolata, al quartier generale dove la gente cominciava ad arrivare, ha stretto la mano anche a Vincenzo Vittorini. La mia presenza qui oggi testimonia il fatto che la ferita di una comunità locale è la ferita della comunità nazionale. Sono passati 10 anni, ma abbiamo il dovere della memoria. Ci sono tante persone che in questo momento rivivono una grande sofferenza, hanno perso tante persone care. Ci sono tante persone, ci siamo incontrati con tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile. Abbiamo anche ricordato tante persone che hanno fatto dei gesti anche eroici con la loro solidarietà, con la loro dedizione professionale. Quindi abbiamo il dovere di non dimenticare, ma soprattutto abbiamo il dovere di essere sempre e costantemente protesi al rilancio di questo territorio. Lei poco fa ha stretto la mano al Presidente del Consiglio. Giuseppe Conte, che cosa vi siete detti? No, mi sono permesso di fermare il Presidente del Consiglio perché l'ho visto venire verso l'inizio del corteo e mi sono permesso a nome di tutti, non a nome mio, non a nome di Antonietta, non a nome dell'Aquila, ma a nome di quel coordinamento nazionale che riunisce tutte le associazioni dei familiari delle vittime di tante, troppe stragi in cui la mano dell'uomo la fa da padrona. E mi sono permesso di dire al Premier che questo coordinamento ha stilato un documento che è stato presentato al Ministro Bonafede a San Giuliano di Puglia lo scorso ottobre. E il Ministro Bonafede ha preso a nome anche del Governo un impegno. Quanti anni da San Giuliano di Puglia? Ad oggi 17 anni quasi, 31 ottobre 2019 saranno 17 anni. E alle sue spalle il Presidente del Consiglio ha potuto parlarci? Per dirgli cosa? Avranno la forza, la volontà di farlo? Di scrivere la parola fine a queste stragi innocenti? Glielo chiederò, guarda, guardandolo negli occhi e ricordando tutte le vittime che ci sono state in questo paese, vittime innocenti. Che rispondiamo? Abbiamo la forza di scrivere e basta. Ci dobbiamo lavorare. Gianni Letta, lei torna ogni anno a dimostrare la sua vicinanza alla città, da sempre e da subito qui in prima linea. Abbiamo vissuto con voi, con gli aquilani, tutti questi 10 anni, con una partecipazione sincera, vera, cercando di fare tutto il nostro dovere. Non sempre siamo riusciti, forse, ma l'abbiamo fatto con la consapevolezza di doverlo fare, ma anche di volerlo fare con un supplemento di amore verso questa terra, anche perché io sono abruzzese e non me lo sono mai dimenticato, e quindi sono tornato quasi in pellegrinaggio ogni anno per vedere i progressi, per vedere come questa città rinasceva, e possiamo dire a 10 anni che sta rinascendo. Presidente, lei 3 anni fa, il 24 agosto, era ad Amatrice, oggi è qui per il decennale, per l'anniversario del terremoto dell'Aquila. Sì, ero qui anche 10 anni fa, il giorno dopo, come presidente della provincia di Roma, e arrivai di corsa innanzitutto per portare la vicinanza e la solidarietà a questa terra. E poi a coltivare un rapporto che non si è mai interrotto, anche per la tragedia che poi è avvenuta da Amatrice dopo qualche anno, però per un legame profondo con questa terra. Ricordo che pochi pensi prima del terremoto la provincia di Roma e la provincia dell'Aquila sottoscrissero un protocollo di province gemelle. Quindi c'è qualcosa di profondo nella storia dei legami con questa terra e poi di vicinanza per la tragedia e l'orrore che è accaduto.